Simone Licomati, del settore relazioni internazionali del Comune di Milano. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo portare le scuse di Stefania Amato e Cinzia Tegoni del Comune di Milano, che non sono potute essere qua a causa di impegni imprevisti e inderogabili. Sono qua per parlarvi di due iniziative importanti promosse dal Comune di Milano, che sono di due diverse nature, una internazionale e una locale. La prima è il Milan Urban Food Policy Pact e quella a livello locale è l'adozione della Food Policy cittadina. Il Milan Urban Food Policy Pact è un patto firmato da 116 sindaci di città nel mondo che attraverso questa firma si sono impegnati a sviluppare le loro food policy cittadine negli anni che seguono. È stato un percorso molto lungo, partito in febbraio 2014, da quando il sindaco Pisapia ha lanciato l'idea a un summit di sindaci delle città sostenibili a Johannesburg, ed è passato per tutti i seguenti step. È stato presentato alla Commissione Expo, che ha adottato il progetto, sono stati invitati i sindaci delle altre città, soprattutto i sindaci delle città del network C40 e le città gemellate con Milano. Sono stati realizzati tre webinar di preparazione, è stato presentato il progetto alla Fondazione del Principe Carlo, che l'ha anche adottato. Un primo meeting introduttivo si è poi svolto a Londra a febbraio 2015, dopodiché si è passato alla stesura del patto e del framework of action che lo compongono. A questo patto, questo è successo tra marzo e maggio 2015, a questo patto è stato anche affiancato un manuale di buone pratiche raccolte tra le città che hanno aderito, e questo in giugno-agosto. Questo patto è stato finalmente firmato lo scorso 15 ottobre a Milano, a Palazzo Reale, da 116 città, e il giorno seguente, cioè durante la giornata internazionale dell'alimentazione, è stato consegnato a Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite. Questi sono alcuni dei numeri, appunto 45 sono le città che hanno partecipato alla stesura del patto e 116 quelle che vi hanno aderito finora. Comunque c'è ancora spazio per adesioni eventuali. Finora siamo un totale di 400 milioni di cittadini coinvolti, per cui direi che sono numeri abbastanza importanti. Questa è una mappa, moltissime città sono europee, ma possiamo vedere come comunque anche le altre zone del pianeta sono coinvolte, e come detto appunto il patto è ancora aperto all'adesione di altre città, per cui sicuramente si spingerà anche per fare in modo di coprire quelle zone non rappresentate finora. Questa è una foto della cerimonia che si è svolta in sala delle Cariati a Palazzo Reale a Milano. Tutti i sindaci o vice sindaci o rappresentanti di queste città erano presenti. E questa è una foto della consegna al segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, che ha voluto anche sottolineare come l'importanza dei sindaci e dei governatori locali in quanto implementatori delle azioni, per cui anche se a volte alcune linee vengono da altri livelli più alti, più come magari nazionali, comunque ha sottolineato il loro ruolo in qualità di implementatori, operatori sul terreno di queste azioni. In più c'è anche una frase abbastanza simpatica, quando ha sottolineato che nella lotta contro la fame c'è bisogno di tutti, stilisti, diplomatici, imprenditori, rockstar, leader globali. L'advisory group è il gruppo che ha sostenuto la creazione del patto, è formato da diversissime istituzioni, dal rappresentante speciale per la sicurezza alimentare e la nutrizione delle Nazioni Unite, alla FAO, al programma di sviluppo delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Commissione Europea, diversi ministeri italiani
e molti network internazionali di città come C40, la Global Alliance for the Future of Food. Come funziona, come è articolato il patto? Vi è un preambolo in cui si enunciano i motivi per cui questo patto, diciamo, si è reso necessario, dall'urbanizzazione alla inequità della distribuzione del cibo nelle città. Una parte di commitment, che è quella che è stata firmata dai sindaci, e tra le cui clausole c'è anche quella di usare il quadro d'azione, il framework of action, come punto di partenza per affrontare lo sviluppo del sistema alimentare urbano. Quindi si passa al framework of action reale, formato da 37 input, che sono raccomandazioni alle città su quali linee devono indirizzare le loro food policy. E in più, come vi dicevo prima, è stata anche sviluppata, elaborata una pubblicazione sulle buone pratiche raccolte tra le città che hanno aderito. Sono state raccolte 49 buone pratiche e elaborate in una pubblicazione della Fondazione Feltrinelli nella collana Utopia, che tra l'altro trovate nella chiavetta USB che c'è al banco registrazione qua. Il proseguo delle attività prevede è ancora in fase di sviluppo e di definizione, però contiamo di organizzare un incontro annuale o biennale di tutte le città firmatarie del patto, in cui verrà assegnato un premio al miglior progetto implementato, oltre a un lavoro di coordinazione day by day per le città e tra le città, in modo che potranno sviluppare la loro food policy anche in collaborazione tra di loro. Questo è quanto per il Milan Urban Food Policy Pact. Adesso vi spiego l'altra iniziativa importante di questi ultimi due anni di Milano, del Comune di Milano, che è lo sviluppo e l'adozione della food policy cittadina. Anche questo, scusate la presentazione è un po' sfalsata da alcuni problemi di programma, PowerPoint, OpenOffice, comunque il contenuto è là. Il percorso verso la food policy si è articolato in quattro fasi, essenzialmente un'analisi del sistema cittadino, un coinvolgimento di tutti gli stakeholder del sistema alimentare, tutti i portatori di interesse nel processo di consultazione, l'adozione formale della food policy da parte del comune, e la quarta fase è l'avvio dei progetti pilota. Quindi se analizzate, essendo stata approvata da poco, il 10 settembre, ci troviamo un po' tra il Duomo e la lampadina in questo momento e stiamo per far partire i progetti pilota. L'analisi dei punti di forza e di debolezza del sistema alimentare milanese è stata una ricerca portata avanti da un gruppo di ricerca che si chiama ESTA, che ha analizzato come il tema cibo tocchi tanti e diversi argomenti della città, e questi appunto sono la governance, l'educazione, gli sprechi, l'accesso, il benessere, l'ambiente, agroecosistema. Insomma, una miriade di argomenti interconnessi che spiegano quanto questo il tema del cibo sia trasversale a tutta la vita della città e quindi anche di ciascun cittadino. Qui vi spiego il processo di consultazione, che come vi ho detto è stato partecipativo, e da febbraio 2015, quando c'è stato un workshop con la giunta comunale che ha espresso quali sarebbero le sue priorità, si è passato a sentire tutti i portatori di interesse nel campo alimentare, per cui abbiamo sentito il terzo settore, il mondo dell'innovazione, cioè le imprese start-up che si occupano di cibo. Sono state consultate tutte le nove zone della città di Milano, che sono divise in 9 zone, in diverse consultazioni. Sono state sentite le imprese,
Questo lavoro è stato presentato alla Commissione Expo, che ne ha approvato e integrato alcuni contenuti, per arrivare a un town meeting, una riunione cittadina in cui i rappresentanti di tutte queste, di questi settori hanno potuto votare con una discussione guidata e frutto del percorso precedente, hanno potuto votare quali sono le priorità della food policy di Milano. Tutto ciò si è messo in una delibera che è stata approvata per il Consiglio il 22 settembre e il 10-11 ottobre approvata dal Consiglio, per cui è una legge del Comune. Questa è una foto del town meeting, potete vedere i vari gruppi di lavoro, e questa è una foto dell'approvazione da parte del Consiglio. Di cosa si compone la Food Policy di Milano? Di 5 linee guida. Queste sono, sono garantire cibo sano e l'acqua potabile sufficiente quale alimento primario per tutti, promuovere la sostenibilità del sistema alimentare, educare al cibo, lottare contro gli sprechi e sostenere e promuovere la ricerca scientifica in campo agroalimentare. Le prossime slide sono il contenuto da delibera, esattamente quello che c'è, per cui vi farò un piccolo riassunto per non annoiarvi troppo e non tirare troppo in lungo. Per quanto riguarda garantire la linea che prevede di garantire cibo e acqua per tutti, le azioni che si prevedono sono quelle di esercitare un ruolo attivo nella fornitura di cibo e acqua da parte dell'amministrazione comunale in maniera sostenibile e per le fasce più deboli della popolazione, farlo anche in maniera geografica, cioè in ogni quartiere, e promuovere l'agricoltura urbana. Alcuni dei mezzi che si sono pensati per questa linea sono l'implicazione di Milano Ristorazione, che è l'azienda municipalizzata che gestisce le mense scolastiche per un totale di 80.000 pasti al giorno, l'adozione di buoni spesa e social card che siano legati alla produzione locale, l'implicazione dei servizi sociali in tutta questa linea, e oltre alla destinazione di aree agricole urbane per l'agricoltura. Per quanto riguarda la promozione della sostenibilità del sistema alimentare, si pensa di facilitare l'accesso alla terra, anche per esempio attraverso l'inserimento di criteri di qualificazione della produzione agricola nei bandi per assegnazione della terra, favorire in generale le attività agricole, sostenere l'innovazione sociale, tecnologica, organizzativa nelle attività della filiera agroalimentare. Questo può passare attraverso attività di green public procurement o attività per accorciare la filiera alimentare. Sulla linea di azione di educazione al cibo, quello che si prevede è di sviluppare delle linee guida sulle diete sostenibili e diffonderle nelle scuole, ma anche nei luoghi non convenzionali pubblici e privati, tipo i mercati, tipo le mense delle aziende e questo tipo di luoghi. Il tutto diretto a tutte le fasce della popolazione, di età della popolazione, e anche e soprattutto agli operatori commerciali, che devono essere sensibilizzati in questo senso. Sulla linea di lotta contro gli sprechi, invece, vi saranno campagne di educazione alla lotta allo spreco alimentare. Prevediamo di promuovere il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e di applicare i principi della chiusura dei cicli di materia ed energia in ottica di economia circolare. Alcuni strumenti trasversali a tutta la food policy saranno l'inclusione del personale dell'amministrazione pubblica, che comunque conta un bel battaglione di 17.000 persone, quindi 17.000 famiglie, lavorare con le municipalizzate del comune come Milano Ristorazione o altre, e la costituzione di un consiglio metropolitano del cibo e un programma di monitoraggio e valutazione di tutto il programma. E questo è quanto, vi ringrazio dell'attenzione.